Amici Spartacolometro Zero, ben ritrovati. Siamo con Luca Magnanensi, ex allenatore degli allievi B del Bibiena. Luca, com'è andata? Ma com'è andata? L'allievi B di merito è un campionato molto difficile e molto importante perché prepara i ragazzi poi a fare il calcio dei grandi, perché l'allievi elite che farebbero l'anno successivo è già un calcio molto importante che si avvicina tantissimo al calcio dei grandi. E quindi niente, vanno preparati in maniera importante dal punto di vista mentale, atletico e anche tecnico-tattico. Diciamo che la stagione è stata una stagione molto difficile, anzi direi difficilissima, perché siamo partiti con un numero esiguo di giocatori, 15 eravamo, con mille difficoltà, e quindi insomma abbiamo sopperito a tutto ciò con il grandissimo sacrificio dei ragazzi, perché si sono impegnati nel lavoro costante senza mai mancare a nessun allenamento, e quindi questo è stato sicuramente il viatico, perché ci ha permesso di salvarci nella categoria dove insomma non è facile presentarsi. Merito del mister che li ha saputi coinvolgere e merito dei ragazzi che hanno espresso in questo modo con il loro impegno la loro voglia di emergere. Sarei bugiardo dicessi che non è merito mio. Il merito non è solo il mio, il merito anche dei ragazzi, dei dirigenti che ci hanno circondato, di chi ci ha supportato anche sulla parte logistica, sulla struttura che ci hanno messo a disposizione a Bibiena per allenarsi. È logico che se facciamo dei conti sui numeri, sono obbligato a far ragionare i numeri, su 40 reti fatte, 53 subite, le 40 reti fatte, ben 28 vengono su palla inattiva, quindi è chiaro che il lavoro svolto nell'allenamento settimanale era mirato a utilizzare determinate dinamiche durante il gioco per far sì che le carenze che avevamo a livello d'organico fossero sopperite. E insomma ci è andato abbastanza bene in delle occasioni, altre volte no, però insomma è una squadra questa che ha fatto oltre le previsioni. A questo punto cosa pensi di aver dato e cosa pensi di aver preso? Allora, dal punto di vista umano ho dato e ricevuto tantissimo, da tutti quanti quelli che hanno circondato e che gravitato intorno agli allievi 2004, e non solo. Sicuramente a livello tecnico i ragazzi sono cresciuti, anche a livello di impostazione di squadra, perché sono diventati un gruppo ancora più forte, più cementato, non solo nel campo ma anche fuori. Ma qui vorrei ringraziare Luciano Ristori, che con lui insieme a Beppe Forasassi, che mi hanno permesso di andare a Bibiena, e Simone Sereni, che è stato l'allenatore dei giovanissimi regionali, dove abbiamo creato un quartetto importante, un quartetto tecnico che condivideva tantissime cose, non solo i giocatori. Quindi grazie a loro siamo riusciti a fare un buon lavoro. In questi giorni cerco di coinvolgere un po' tutti gli addetti ai lavori per via di queste riforme che sicuramente nei dilettanti servono. È una, secondo te, quella di introdurre playoff e playout nei campionati giovanili a livello regionale? Può essere utile? Allora, sicuramente è una formula che potrebbe aiutare, uso un condizionale perché potrebbe, se però non si parte dalle basi primarie, che sono quelle dell'insegnamento didattico e soprattutto tecnico dalla scuola calcio. Arriviamo poi alle categorie dove andiamo a giocare con squadre a 11, che diventa difficile fare qualcosa di importante. Se questo viene fatto alla base, probabilmente playoff e playout permetteranno un alzamento del livello di qualità, ma non è scontato, tutto dipende da come si lavora. Fortunatamente è stato inserito da quest'anno l'obbligo di allenatori qualificati nelle scuole calcio, e credo che sia quello è il vero successo che le società potranno usufruire, perché lo ricordiamoci che allenare i ragazzi non è molto semplice, anzi è difficile, molto difficile, soprattutto dal punto di vista mentale. L'approccio umano è la parte primaria, poi il resto viene da sé. Il momento è quello che è, Luca, dove siamo in attesa di avere delle certezze, non solo nel calcio, ma per quanto riguarda il tuo futuro di allenatore? Ma senti, in questo momento sono dispiaciuto per aver lasciato Bibiena, questo sono franco nel dire questo, però qualcosa si sta muovendo adesso, insomma, vediamo, valuteremo tutto con la massima semplicità e tranquillità, vediamo cosa succede. Luca,
Io ti ringrazio e ti auguro Grazie di a te, Antonio. rivederti presto in panchina. Grazie a te, Antonio, a tutti Come quanti. ringrazio quanti ci hanno seguito fin qui e non mi resta che augurarvi a tutti un buon proseguimento di giornata. Grazie.